E con estrema soddisfazione che ho apprezzato la misura messa in piedi dall'ente dello smart working, del lavoro agile, in attuazione alla misura straordinaria prevista dal governo per il contenimento dell'emergenza del coronavirus. L'arrivo di questa misura straordinaria alla quale l'ente ha dovuto dare attuazione non ci trova impreparati, perché dall'ultimo anno che stiamo lavorando in maniera tenace, con molti dialoghi, con molti confronti con l'amministrazione su un regolamento per lo smart working. L'azione di lavoro agile è già prevista nel piano di azioni positive, scritto dal Comitato Unico di Garanzia e approvato dall'ente nel dicembre del 2018. In quest'ultimo anno, appunto, l'ente ha avviato tutta una serie di incontri per rendere operativa la misura. All'arrivo dell'emergenza, la città metropolitana di Torino comunque era già pronta. Di questo siamo molto fieri e molto orgogliosi. Ci auguriamo che in futuro la misura possa diventare strutturale, anche perché è stata utilizzata da molti dipendenti, da molte dipendenti e sicuramente con successo. Consente di non paralizzare l'ente perché si prosegue l'attività lavorativa in posti differenti rispetto all'ufficio. E nello stesso tempo di conciliare la vita familiare e il lavoro, soprattutto in questo periodo di chiusura straordinaria delle scuole.